Al quinto anno consecutivo della sua Academy cinematografica, la Grecia premia i campioni del grande schermo nazionale. Al centro culturale Onassis di Atene c'erano tutte le stelle del firmamento ellenico in Technicolor. Little England è il super vincitore. La pellicola di Pantelis Vulgaris, che aveva incassato 13 nomination, ottiene 6 premi. Miglior pellicola, fotografia, costumi, produzione, colonna sonora, trucco. Ambientato sull'isola di Andros, a cavallo fra gli anni 30 e 40, la storia riguarda una saga familiare fatta di amori e intrighi. La grande scommessa del nostro mestiere faticoso e costoso è la battaglia al botteghino. Il primo riconoscimento che abbiamo ricevuto è stata l'affermazione col pubblico. L'affetto e i premi che la mia equipe ricevono adesso è una testimonianza di generosità da parte del cinema ellenico. Yorgos Tsemberopoulos ha vinto il premio per la regia col suo The Enemy Within. Nel plot si osserva l'evoluzione di un intellettuale che è costretto a rivedere le sue convinzioni quando la violenza entra a casa sua. La storia riguarda una famiglia normale, contemporanea, ad Atene. Ringrazio l'Accademia Cinematografica Ellenica che ci ha sostenuti. Grazie al voto di 200 persone è un grande riconoscimento quando professionisti di età ed estrazioni diverse ti apprezzano. Cora Carvuni ha vinto il premio della migliore attrice e l'interprete di Settembre, diretto da Penny Panagiotopoulos. Siamo alla storia di Anna, che vive col suo cane in un piccolo appartamento, la vicenda di una profonda solitudine. L'opera è stata proiettata in diversi festival. È stato un film duro, non avevo un copione lungo. Resto molto in silenzio nel film, ero prevalentemente in mezzo a bambini e col cane, quindi i partner un po' imprevedibili. Sebbene girarlo sia stato difficile e anche sfiancante, ricordo con molto affetto diversi momenti. Temis Pano è il miglior attore degli Oscar greci 2014 in quanto interprete di Miss Violence, diretto da Alexandros Avranas. Avranas ha vinto anche la Mostra di Venezia come regista secondo classificato e Pano ha ottenuto la Coppa Volpi nell'ambito del 70° Festival di Venezia. È stata un'esperienza unica, non la credevo possibile neanche nelle migliori aspettative. Devo dire che forse non ci credo ancora. Costa Gavras ha vinto un premio alla carriera, il regista franco-ellenico che ha vissuto a lungo in Francia, autore di Missing, Stato d'assedio, Music Box, ha una filmografia con oltre 20 film. Il problema dei premi è che ottieni quello che non avevi mai ricevuto prima. Una volta ricevuti i premi si dimenticano. Quando torno in Grecia sono circondato da cose e persone della mia gioventù che hanno fatto quello che io sono oggi. Il 2013 è stato un anno ottimo per la cinematografia greca. Sono stati realizzati diversi film di valore che poi sono stati portati in tanti festival. Il dato rilevante è che la metà della produzione è frutto di giovani registi. Tutti sperano che il 2014 vada altrettanto bene.